Nella pratica di oggi andremo a eseguire una sequenza, ogni volta aggiungeremo degli elementi in più. Quindi iniziamo, ci mettiamo seduti con le gambe incrociate, la schiena dritta, mani sulle ginocchia, ruotiamo bene le spalle indietro, chiudiamo gli occhi, lasciamo andare ogni tensione, prendiamoci un momento per connetterci con noi stessi. Per prendere consapevolezza del nostro corpo, delle nostre emozioni. Andiamo a portare la nostra attenzione al respiro, osserviamolo senza modificarlo, cercando di prendere consapevolezza dell'aria che entra e che esce dalle nostre narici. Cerchiamo di seguire il percorso del nostro respiro. E vedere se abbiamo un respiro superficiale oppure un respiro più profondo. Quindi vediamo se i polmoni si riempiono completamente e se quando ispiriamo riempiamo anche la pancia. E quando espiriamo seguiamo il percorso dell'aria che esce dai nostri polmoni. Mentre portiamo la nostra consapevolezza al respiro, rilassiamo i muscoli del viso, rilassiamo le spalle, le braccia, rilassiamo le mani, cerchiamo di lasciare andare ogni tensione. Piano piano proviamo a rendere il nostro respiro sempre più profondo, sempre più rilassato. E se sentiamo qualche tensione nel nostro corpo, proviamo a mandare lì il nostro respiro. Aiutiamoci con il respiro per rilassare tutto il corpo. E poi portiamo le mani in preghiera davanti al petto, sosteniamo tra loro i palmi delle mani. Gli occhi, la fronte, la testa, le orecchie, il collo, le spalle, ci accarezziamo il corpo e poi andiamo ad aprire i nostri occhi sui palmi delle mani. Allora, prima di iniziare la nostra sequenza facciamo comunque una pratica di riscaldamento per cui andiamo a portare il mento verso lo sterno, inspirando orecchio destro, spalla destra, le spalle sono rilassate, vado indietro, espirando orecchio sinistro, spalla sinistra e torno avanti. Continuo così, seguendo il respiro, posso rimanere con gli occhi chiusi, cercando di rimanere sempre con l'attenzione al respiro, la consapevolezza al momento presente. Ancora uno. E poi quando arriviamo al centro andiamo a invertire la rotazione, orecchio sinistro, spalla sinistra, vado indietro, espirando orecchio destro, spalla destra e torno avanti. Movimento lento, seguendo il respiro, inspiro ed espiro sempre dal naso. E l'ultimo. Adesso da qui andiamo a portare l'orecchio destro verso la spalla destra, con la mano destra ci aiutiamo per assecondare il movimento dell'orecchio che vuole avvicinarsi alla spalla, mentre la spalla è rilassata, spinge verso il basso. E andiamo a portare la mano sinistra a terra, braccio sinistro rilassato, anche qui la spalla sinistra spinge verso il basso. Siamo qui, qualche respiro. Cercando sempre di rimanere con l'attenzione al momento presente. E se vediamo che la nostra mente si distrae, riportiamola al respiro. Utilizziamo il respiro.
come ancora al momento presente. E poi inspiro, torno al centro, lascio andare il braccio destro verso il tappetino, porto l'orecchio sinistro vicino alla spalla sinistra e con la mano sinistra mi aiuto a secondo il movimento senza creare tensione, senza spingere. Respiro rilassato, spalle rilassate. Lasciamo andare ogni tensione. Ancora un respiro qui. E poi inspiro, braccio destro verso il sinistro, verso l'alto, espirando, torno con entrambe le mani verso il tappetino. Da qui inspiro, braccio verso l'alto, sguardo verso le mani, espirando, vado a portare la mano destra a terra sul tappetino e libero con i glutei. Inspiro, mi allungo e espirando lascio scivolare la mano destra, allungo il braccio sinistro oltre la testa, cercando di rimanere con il petto aperto, lo sguardo verso l'alto. I glutei rimangono a terra, le ginocchia spingono verso il tappetino. Se vedo che vado a sollevare i glutei, allora stacco il gomito e vengo più su con il busto. Cerchiamo di non chiuderci, ma la spalla sinistra spinge indietro. Il braccio sinistro è forte, attivo. La mano si allunga come se volessi raggiungere qualcosa nella parete opposta. Ancora un respiro qui. E poi inspiro, torno su, braccia verso l'alto, espirando, vado dall'altro lato. Inspiro, mi allungo, espirando, allungo il braccio sinistro, destro oltre la testa, cercando sempre di spingere la spalla destra indietro, guardo verso l'alto, i glutei rimangono a terra, le ginocchia spingono verso il tappetino. La testa è in linea con la colonna, quindi non vado né avanti né indietro con la testa. Per non creare tensione al collo e non lo lascio neppure cadere, ma il collo è attivo. Ancora un respiro qui. E poi inspiro, torno su con entrambe le braccia, inspirando faccio una torsione verso destra, porto la mano destra dietro, mano sinistra sul ginocchio destro, inspiro, la mano destra spinge a terra, allungo tutta la colonna, espirando porto lo sguardo sulla spalla destra. Anche qui mi aiuto con l'espiro per entrare in profondità nella mia torsione, la mano destra non fa forza. E la torsione deve essere del busto. Ancora un respiro qui. Inspiro, testa torna al centro, braccia verso l'alto, espirando faccio una torsione dall'altro lato, mano sinistra a terra, inspiro mi allungo, espirando entro nella mia torsione e porto lo sguardo sulla spalla sinistra. Cerco di fissare un punto a terra dietro di me, in modo da rimanere con l'attenzione concentrata al momento presente. Senza divagare, lo sguardo da una parte all'altra e distrarmi. Ancora un respiro qui. Inspiro, testa torna al centro, braccia verso l'alto, espirando, sciolgo e vado a portarmi in quadrupedia. Quindi mi sistemo con le ginocchia sotto le anche. Le mani in linea con le spalle, borse in linea con le spalle. Le mani fanno bene prese a terra sul tappetino e da qui inspiro, porto l'ombelico verso il tappetino, lo sguardo verso l'alto, le mani spingono il tappetino da me, le spalle sono attive. Espiro, faccio una cobra con la schiena, spingo via il tappetino da me, lo sguardo verso l'ombelico. Di nuovo inspiro, guardo verso l'alto.
Espiro, faccio una curva con la schiena, squat verso l'ombelico. Ancora tre, seguendo il nostro respiro. Inspiro ed espiro sempre dal naso, un'ultima volta. Adesso da qui ritorniamo in posizione neutra e facciamo lo stesso movimento, aggiungendo però anche il movimento del busto. Quindi posso fare tutti i movimenti che sento necessari per andare a sciogliere la schiena. Provo a disegnare dei cerchi da un lato, cercando di rimanere con le braccia tese, le mani che spingono via il tappetino da me. E poi cambiamo il verso della rotazione. Ancora uno. E poi ci fermiamo al centro. Da qui ritorniamo in posizione neutra, forte con l'addome, le spalle spingono verso l'alto. Inspiro, stendo la gamba destra dietro di me, le anche linee tra di loro. Espirando, stendo anche il braccio sinistro, altezza dell'orecchio. Da qui inspiro, espirando, gomito il ginocchio, riscaldiamo l'addome. Inspiro, stendo la gamba, stendo il braccio. Espiro, gomito il ginocchio. Ancora tre. Inspiro, stendo. Espiro, gomito il ginocchio. Forte con l'addome, forte con la mano a terra. Ancora 2 volte. L'ultima, e poi inspiro, stendo la gamba, stendo il braccio, espirando, ruoto il braccio sinistro dietro, piego la gamba destra, vedo se riesco a afferrare il dorso del piede destro. Inspiro, sollevo la gamba verso l'alto, espirando, il dorso del piede spinge sulla mano. Ancora un respiro qui, cerco di sollevare il ginocchio verso l'alto. E poi inspiro, espirando, stendo la gamba, stendo il braccio, inspiro qui ed espiro, ginocchio, mano a terra e ripetiamo dall'altro lato, quindi inspiro, stendo la gamba sinistra dietro di me, stendo il braccio destro. Da qui inspiro, espiro, gomito e ginocchio, inspiro, stendo e espiro, gomito e ginocchio, inspiro, stendo. Espiro, gomito e ginocchio, ancora due, forte con l'addome, glutei attivi, l'ultimo, e poi inspiro, stendo il braccio, stendo la gamba, espirando, faccio una torsione con il braccio destro, piego la gamba sinistra, inspiro, sollevo il ginocchio verso l'alto, il dorso del piede spinge sulla mano. Ginocchio spinge verso l'alto. Ancora un respiro qui. E poi inspiro con controllo, stendo la gamba, stendo il braccio, espirando, riporto mani e ginocchio a terra. Da qui scaldiamo i polsi, quindi inspiro, vado in avanti con il busto, le spalle superano i polsi. L'addome attivo, poi vado verso destra, vado indietro e vado verso sinistra. Disegno dei cerchi con le spalle, cercando di rimanere sempre con l'addome attivo. Le braccia sono tese, le mani spingono via il tappetino da me. Ancora due. E poi invertiamo la rotazione, andiamo verso l'altro lato, l'addome è sempre attivo, le braccia tese, le mani spingono via il tappetino da me. Ancora due, l'ultimo, e poi portiamo i pali e dita verso l'esterno, che guardano verso l'esterno. Da qui inspiro, espirando, vado verso destra con il busto, inspiro, torno al centro, espiro, vado verso sinistra. Continuo così, seguendo il respiro, facendo sempre dei movimenti lenti e consapevoli. Le spalle spingono sempre verso l'alto, l'addome è attivo. Ancora uno.
poi torno al centro, ruoto di nuovo le mani con le dita che guardano davanti a me, porto il dorso della mano destra a terra. Se così è intenso, già rimango nella posizione, altrimenti provo ad andare indietro con il sedere finché vedo che il polso si stacca leggermente dal tappetino e sento che sto lavorando. Posso farlo con entrambe le mani se non è troppo intenso. Ancora un respiro qui. Inspiro, ispirando, vado a sedermi sui talloni, incrocio le mani tra di loro e disegno dei cerchi con le mani unite per rilassare i polsi. Cambio la direzione e poi sciolgo, come se volessi scrollare le mani nell'acqua. E poi mi riporto in quadrupede, stavolta le mani leggermente oltre le spalle, fronte e piedi a terra, porto il sedere verso i talloni, guardo verso l'ombelico, da qui inspirando, spingo via con le mani il tappetino da me, vado a sollevare il ginocchio dal tappetino, inspiro, espirando, porto il sedere indietro verso l'alto per portarmi nel cane a faccia in giù. Inizio a piegare prima una gamba e poi l'altra in modo da andare a portare un tallone alla volta verso il tappetino. Anche qui possiamo aggiungere dei movimenti del busto in modo da andare bene a sciogliere tutte le tensioni. Andiamo a piegare la gamba destra, stendere la gamba sinistra, il tallone sinistro spinge verso il tappetino, pancia aperta verso le cosce, le spalle spingono indietro verso l'alto, lo sguardo è verso le caviglie, le ginocchia, la testa è tra le braccia, cerco di portare il peso verso i talloni. Ancora un respiro qui. E poi inspiro, espirando, cambio. Porto il tallone destro a terra verso il tappetino, pancia aperta, spingono verso le cosce, la gamba sinistra è piegata. Siamo qualche respiro qui. Cercando di rimanere sempre con l'attenzione al respiro. E poi inspiro, piego entrambe le ginocchia, spingo pancia aperta verso le cosce e espirando stendo entrambe le gambe. Ancora 2 volte, inspiro, piego pancia aperta verso le cosce e espiro, stendo. Un'ultima volta, inspiro, piego e espiro, stendo. Rimango qualche respiro nel cane a faccia in giù. Cercando sempre di portare il peso verso i talloni. Apriamo bene il petto. Ancora un respiro qui. Cerchiamo di rilassare il respiro. Poi inspiro, guardo verso le mani, espirando con le gambe tese, se riesco, faccio tanti passi per andare a portare i piedi tra le mani e poi vado a piegare le ginocchia, porto pancia aperto verso le cosce, afferro con le mani i gomiti opposti, lascio andare la testa verso il tappetino, mi abbandono completamente alla gravità. Da qui mi dondolo un po' a destra, un po' a sinistra, lascio andare ogni tensione. Cerco di rimanere sempre nel momento presente, con la mia attenzione rivolta al respiro. E poi mi fermo al centro, lascio andare le mani verso il tappetino, piego le ginocchia, inspiro, espirando, continuo a guardare verso l'ombelico e lentamente una vertebra alla volta, vengo su, la testa è l'ultima a salire. Una volta che siamo venuti su, posizioniamo all'inizio del nostro tappetino, alluce uniti tra di loro, addome attivo, ruotiamo le spalle indietro, petto aperto, da qui inspiro, braccio verso l'alto, sguardo verso le mani, espiro, schiena dritta, movimento che parte dai fianchi, vado giù, pancia aperto verso le cosce, fronte verso le ginocchia, mani verso il tappetino, inspiro, allungo la schiena, guardo un punto a terra davanti a me, espiro, piego le ginocchia a mano esterna, primo piede, poi l'altro, posizione della panca.
ginocchi a terra, gomiti stretti vicino al busto, vado a portare il petto e il mento a terra, da qui scivo in avanti con il busto, ruoto le spalle indietro, inspiro, cobro, i gluti sono attivi, espiro, vado giù, ponte i piedi a terra, inspiro, vengo sulle ginocchia, stirando, spingo il sedere indietro verso l'alto, cane a faccia in giù. Siamo qualche respiro qui, cerchiamo di portare il peso verso i talloni, lo sguardo, le caviglie, le ginocchia, testa tra le braccia. E poi inspiro, piego le ginocchia, guardo verso le mani, espirando prima un piede, poi l'altro tra le mani, mi chiudo giù, porto la fronte verso le ginocchia, inspiro, allungo la schiena, guardo un punto a terra davanti a me, espiro, mi chiudo, inspiro, schiena dritta, movimento che parte dai fianchi, vengo su, braccio verso l'alto, espiro, mani in preghiera davanti al petto. E di nuovo mi porto all'inizio del tappetino, alluci uniti tra di loro, inspiro, braccio verso l'alto, sguardo verso le mani, e espiro, vado giù, mi chiudo, inspiro, allungo la schiena, espiro, piego le ginocchia, mani a terra, primo piede, poi l'altro, posizione della panca, da qui, oppure con le ginocchia a terra come prima, espirando, porto i gomiti all'altezza delle spalle, gomiti vicino al busto, chaturanga, inspiro, scivolo in avanti, cane faccia in su, espiro, sedere indietro verso l'alto, cane faccia in giù. Adesso da qui inspiro, espirando, vengo in avanti, posizione della panca. Cerchiamo di formare un'unica linea con tutto il busto, le spalle spingono verso l'alto. Inspiro, espiro, torno indietro, cane faccia in giù. Di nuovo, inspiro, posizione della panca, espiro, vado con il sedere indietro verso l'alto, cane faccia in giù. Cerchiamo di creare un po' di forza sulle braccia. Inspiro, vado in avanti con il busto, espiro, vado indietro, ancora due volte, inspiro, vado avanti, espiro, vado indietro, l'ultima volta, rimango nella posizione della panca, i glutei sono attivi, l'addome attivo, guardo a terra verso il tappetino, le spalle spingono verso l'alto, siamo qui ancora per 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, espirando, sedere indietro verso l'alto, cane faccia in giù. Rilassiamo il respiro. Lasciamo andare ogni tensione. Ancora un respiro qui. E poi inspiro, piego le ginocchia, guardo verso le mani, espirando, primo piede e poi l'altro tra le mani, mi chiudo giù, inspiro, allungo la schiena, espiro, mi chiudo, inspiro, schiena dritta, movimento che parte dai fianchi, vengo su, braccio verso l'alto, sguardo verso le mani, espiro, mani in preghiera davanti al petto. E di nuovo mi porto all'inizio del tappetino, da qui, inspiro, braccio verso l'alto, espiro, vado giù, mi chiudo. Inspiro, allungo la schiena, guardo un punto a terra davanti a me, espiro, piego le ginocchia, mani a terra, primo piede, poi l'altro, posizione della panca, da qui, gomiti stretti vicino al busto, chaturanga, scivolo in avanti con il busto, apro il petto, cane faccia in su, le gambe sono attive, torso del piede spinge a terra sul tappetino, da qui, inspiro, respiro, porto il sedere indietro verso l'alto, cane faccia in giù. Da qui inspiro, gamba destra sale verso l'alto, espirando vado a portare il piede tra le mani. Inspiro, vengo su con il busto, braccio verso l'alto, sto nell'affondo alto. Cerco di sentire bene la posizione, le anche sono in linea tra di loro, quindi l'anca destra spinge indietro, la sinistra in avanti. La gamba davanti è piegata, il ginocchio sopra la caviglia. Da qui, inspiro, espirando, vengo in avanti con il busto, porto le braccia lungo i fianchi. Guardo un punto a terra davanti a me. Ancora un respiro qui. E poi inspiro, vengo su con il busto, espirando,
Porto le mani a terra sul tappetino, da qui forte con l'addome, inspiro, richiamo il ginocchio verso il petto, vado a stendere la gamba indietro per portarmi nel cane a tre zampe. Da qui inspiro, espirando, porto il ginocchio destro verso il tricipite destro, inspiro, spingo la gamba indietro, cane a tre zampe, inspiro ed espiro, porto il ginocchio verso il mento e espiro. Sollevo di nuovo la gamba indietro verso l'alto, cane a tre zampe. Inspiro, espirando, porto il ginocchio, questa volta verso il tricipite sinistro. Stendo la gamba sinistra, porto la pianta del piede destro a terra e vado a sollevare il braccio sinistro verso l'alto, lo sguardo verso la mano in alto. Il fianco destro spinge lontano dal tappetino. Forte con il braccio destro a terra, guardo verso la mano in alto e poi inspiro, espirando, porto la mano sinistra a terra, richiamo il ginocchio verso il petto, mi riporto sulla punta del piede sinistro e espirando spingo la gamba destra indietro e verso l'alto, cane a tre zampe. Da qui inspiro, espirando, vengo in avanti con il busto per una panca con una gamba sola. Espirando, chaturanga, scivolo in avanti, cane a faccia in su, espiro, cane a faccia in giù. Siamo qui per qualche respiro, prima di ripetere la sequenza dall'altro lato. Rilassiamo il respiro, lasciamo andare ogni tensione. E poi inspiro, gamba sinistra sale verso l'alto, espirando, porto il piede tra le mani. Inspiro, vengo su con il busto, affondo alto, spalle rilassate, mani che spingono verso l'alto. Da qui inspiro, espirando, vengo in avanti con il busto, stando le braccia lungo i fianchi. Guardo in punta a terra davanti a me. Ancora un respiro qui. E poi inspiro, riporto di nuovo le braccia verso l'alto, espirando, porto le mani a terra sul tappetino. Da qui forte con l'addome, mi faccio sforzo, richiamo il ginocchio verso il petto e poi vado a spingere la gamba indietro verso l'alto nel cane a tre zampe. Da qui inspiro, espiro, ginocchio, tricipite sinistro. Inspiro, stendo la gamba indietro, espiro, ginocchio lento. Inspiro, stendo la gamba indietro, cane a tre zampe, espiro, ginocchio tricipite destro. Stendo la gamba sinistra, porto la pianta del piede destro a terra, inspiro, apro il braccio destro verso l'alto, il fianco sinistro spingo verso l'alto. Rilasso il corpo. Forte con la mano a terra. E poi inspiro, espirando, riporto la mano destra a terra, ruoto il piede indietro, richiamo il ginocchio e il petto, espirando, vado indietro, cane a tre zampe. Inspiro, vado in avanti, plank sulla gamba, espiro, chaturanga, scivolo in avanti, cane a faccia in su, espiro, cane a faccia in giù. Siamo qui per tre respiri. Rilassiamo il respiro, rilassiamo il corpo. E poi inspiro, piego le ginocchia, guardo verso le mani, espirando, prima un piede, poi l'altro tra le mani, quindi chiudo giù. Inspiro, schiena dritta nello su, braccio verso l'alto, espiro, mani in preghiera davanti al petto. Rilasso le braccia lungo i fianchi, adesso andiamo a ripetere la sequenza e ogni volta aggiungeremo qualche elemento in più. Quindi, alluce l'indice di loro, inspiro, braccio verso l'alto, espiro, vado giù, mi chiudo, inspiro lungo la schiena, espiro, piego le ginocchia, mani a terra, prendo un piede e quell'altro. Posizione della panca, chaturanga,
cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù. Da qui inspiro, gamba destra sale verso l'alto, espirando, porto il piede tra le mani. Inspiro, vengo su con il busto, espiro, vengo con il busto in avanti, braccia lungo i fianchi, di nuovo. Inspiro, vengo su con il busto, espiro, porto le mani indietro lungo i fianchi. Inspiro, torno su, espiro, mani a terra al tappetino. Inspiro, spingo la gamba indietro, cane a tre zampe. Inspiro, espiro, gomito, ginocchio, gomito destro. Inspiro, cane a tre zampe, espiro, ginocchio, mento. Inspiro, spingo la gamba destra indietro, cane a tre zampe. Espiro, ginocchio, precipito opposto. Stendo la gamba sinistra, pianta il piede destro a terra. Inspiro, braccio sinistro verso l'alto. Da qui, forte con l'addome. Inspiro, stacco la gamba destra da terra. Inspiro, espiro, riporto il piede a terra, mano sinistra a terra, inspiro, richiamo il ginocchio, espiro, cane a tre zampe. Da qui, inspiro, vengo in avanti con il busto, panca, gomiti stretti, chaturanga, cane a faccia in su, espiro, cane a faccia in giù. Tre respiri qui, rilassiamo il respiro, rilassiamo il corpo. Ancora due respiri. E poi inspiro, gamba sinistra sale verso l'alto, espirando, porto il piede tra le mani. Inspiro, vengo su con il busto. Espiro, vado in avanti con il busto, braccia lungo i fianchi. Inspiro, vengo su, espiro. Vengo in avanti con il busto, braccia lungo i fianchi, inspiro, braccio verso l'alto, espiro, mani a terra e vado indietro nel cane a tre zampe, inspiro, espiro, gomito e ginocchio, inspiro, gambe indietro, espiro, gomito e ginocchio mento, inspiro, cane a tre zampe, espiro, ginocchio, gomito opposto, stendo la gamba, porto il piede a terra, pianta il piede destro a terra, braccio verso l'alto, sguardo verso la mano in alto. Da qui, forte con l'addome, inspiro, sollevo la gamba, destra, sinistra, dal tappetino. E poi porto la mano destra a terra, richiamo il ginocchio al petto e vado nel cane a tre zampe. Da qui vengo in avanti con il busto, plank, gomiti stretti, chaturanga con una gamba, dorso dei piedi a terra, cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù. Tre respiri qui. Ancora un respiro. E poi inspiro, piego le ginocchia, guardo verso le mani, inspirando prima un piede e poi l'altro tra le mani, mi chiudo giù, inspiro lungo la schiena, espiro, mi chiudo, inspiro, schiena dritta, un momento che parte dai fianchi, vengo su, braccio verso l'alto, espiro, mani in preghiera davanti al petto. Adesso andiamo a ripartire un'ultima volta, per cui lo faremo più velocemente, tanto conosciamo la sequenza, quindi mi guiderò meno nelle varie posizioni. Inspiro, braccio verso l'alto, ed espiro, vado giù, mi chiudo. Inspiro, allungo la schiena, espiro, mani a terra, prima un piede e quell'altro, panca, gomiti stretti, chaturanga, cane a faccia in su, espiro, cane a faccia in giù, inspiro, cane a tre zampe, espiro, ginocchio, gomito, inspiro, cane a tre zampe, espiro, ginocchio, mento. Inspiro, cane a tre zampe, espiro, ginocchio, gomito opposto. Porto la pianta del piede sinistro a terra, braccio verso l'alto. Da qui, inspiro, espirando, stacco la gamba destra verso l'alto, espiro giù. Ancora due volte, inspiro, stacco, espiro giù, inspiro, salgo, espiro giù, mano sinistra a terra, cane a tre zampe.
Inspiro, espiro, plank, gomiti stretti in chaturanga, cane, faccia in su, espiro, cane, faccia in giù. E partiamo subito con l'altra gamba. Inspiro, gamba sinistra verso l'alto, espiro, porto il piede tra le mani. Inspiro, mi accosto con il busto, espiro, vado in avanti con il busto, braccia lungo i fianchi. Inspiro, vengo su, espiro. Braccia lungo i fianchi, inspiro, vengo su, espiro, mani a terra, porto la gamba indietro, cane a tre zampe, da qui, inspiro, espiro, gomito in ginocchio, inspiro, gamba indietro, espiro, ginocchio lento, inspiro, gamba in tre zampe, espiro, ginocchio, gomito opposto, mi apro per il triangolo laterale, braccio verso l'alto, fianco spinge verso l'alto. Inspiro, sollevo la gamba sinistra, espiro giù, ancora due. Inspiro, espiro. Inspiro, salgo, espiro giù. Mano a terra, cane a tre zampe. Vengo in avanti con il busto, plank, chaturanga. Cane a faccia in su, espiro, cane a faccia in giù. Siamo qui per tre respiri. Rilassiamo il respiro. Rilassiamo il corpo. Lasciamo andare ogni tensione. Ancora un respiro qui. Respirando, porto le ginocchia a terra, avvicino le ginocchia ai polsi, incrocio le caviglie e vado a sedermi sul tappetino. Stendo le gambe davanti a me, da qui inspiro, braccia verso l'alto, espirando mi allungo in avanti, vado a portare il pancia aperto verso le cosce, cerco di rimanere, di allungare bene la schiena, di rimanere con il petto aperto, guardo verso la punta dei piedi. Quello che cerco in questa posizione è di portare il pancia aperto verso le cosce, quindi non mi interessa arrivare con la fronte sulle gambe se vado ad arrotondare la schiena, ma la schiena si deve appiattire, le spalle spingono indietro, il petto si apre. Ispirando, sciolgo, vado a piegare la gamba destra, l'apro lateralmente e di nuovo inspiro, braccio verso l'alto, espirando mi allungo in avanti, cerco di portare sempre pancia aperta verso le cosce e di appiattire la schiena. Se sono più sollevato, guardo verso la punta del piede. Ancora due respiri qui. Ancora uno, usiamo il respiro per rilassare il corpo. Se sentiamo qualche tensione, mandiamo il nostro respiro. Poi inspiro, mi allungo, espirando, sciolgo. Andiamo a stendere la gamba destra e andiamo a piegare la gamba sinistra. Allarghiamo lateralmente. Inspiro, mi allungo verso l'alto. Espirando, pancia aperta verso la coscia destra. Il petto aperto. Rilascio il respiro, rilascio il corpo. Lascio andare ogni tensione. Ancora un respiro qui. E poi
inspiro, mi allungo e inspirando dal più su con il busto, riporto la gamba sinistra davanti, riporto più o meno al centro del tappetino, inspiro, schiena dritta, petto aperto, stendo le braccia davanti a me, espirando, faccio una coppa con le schiene, vado a srotolare una vertebra alla volta sul tappetino. Da qui andiamo a portare le piante dei piedi a terra, abbastanza vicine ai glutei, ruotiamo bene le spalle a terra sul tappetino, mento leggermente rivolto verso l'esterno e da qui facciamo forza sui talloni, inspiro, vengo su con il busto, porto il sedere verso l'alto, le spalle spingono a terra sul tappetino, mi aiuto con le braccia per spingere il tappetino da me, oppure posso andare a incrociare le mani dietro la schiena che spingono verso il tappetino per portare il bacino verso l'alto, le ginocchia non si aprono ma rimangono parallele tra di loro. Il collo è libero, quindi non creo tensione sul collo. Ancora due respiri qui. Spingiamo bene il bacino verso l'alto, i glutei sono attivi. E poi inspiro, sciolgo l'incrocio delle mani, espirando, srotolo la schiena, una vertebra alla volta. Da qui inspiro ed espiro, richiamo le ginocchia verso il petto, mi dondono un po' a destra, un po' a sinistra, massaggio bene la schiena, la zona lombare. Lascio andare ogni tensione. E poi mi fermo al centro, apro le braccia lateralmente, inspiro espirando, faccio cadere le ginocchia verso destra, porto lo sguardo verso sinistra. Con la mano destra posso aiutarmi per spingere il ginocchio sinistro verso il tappetino. Le spalle sono entrambe a terra sul tappetino, guardo verso la mano sinistra. Rilassiamo il corpo, rilassiamo il respiro. Se sentiamo qualche tensione, aiutiamoci con il respiro per rilassare quella parte del corpo. E poi inspiro, richiamo le ginocchia verso il centro, espirando le lascio andare verso sinistra, spalla destra a terra, mi aiuto con la mano sinistra per spingere le ginocchia verso il tappetino, sguardo verso la mano destra. E anche qui rilasso il corpo, rilasso il respiro, lascio andare ogni tensione. Cerco di rimanere sempre con l'attenzione rivolta al respiro. E poi inspiro, richiamo le ginocchia verso il centro, espirando le abbraccio di nuovo, le spingo verso il petto, mi posso dondolare ancora un po' a destra, un po' a sinistra, massaggio bene la schiena. E poi mi fermo al centro, inspiro, porto la fronte verso le ginocchia, mi do un grande abbraccio, espirando vado a stendere le gambe a piezza del tappetino, lascio che i piedi cadano verso l'esterno, rilasso le spalle a terra, braccia stese lungo i fianchi con i palmi delle mani che guardano in alto. Mi abbandono completamente sul tappetino. Adesso andiamo prima a contrarre tutti i muscoli. Quindi quando inspiro contraggo i piedi, i glutei, le gambe, faccio i pugni con le mani, contraggo tutti i muscoli, espirando e espiro dalla bocca e rilasso tutti i muscoli. Lo facciamo per 3 volte. Inspiro, contraggo, espirando, sciolgo completamente. Ancora 2. Inspiro, contraggo, espiro, lascio andare. L'ultima volta, inspiro, contraggo tutti i muscoli, anche il viso,
sempre più pesante, sempre più rilassato. Si fa sempre più profondo e sento che il mio corpo ad ogni respiro si abbandona sempre di più sul tappetino. A ogni respiro tutte le tensioni si dissolvono. Piano, riporto la mia attenzione al respiro, riprendo consapevolezza del mio corpo e inizio a muovere delicatamente le dita delle mani, i piedi e poi lentamente porto le braccia oltre la testa, mi allungo e poi piego le ginocchia, porto le piante dei piedi a terra. E lentamente con gli occhi chiusi mi giro sul fianco destro, rimango qui per qualche respiro, mi prendo il tempo per ringraziarmi per il tempo che ho dedicato a me stesso e ringrazio il mio corpo che mi ha permesso di praticare. E poi lentamente con gli occhi chiusi metto con la mano sinistra per venire su, mi porto seduto con le gambe incrociate, la schiena dritta, mani sulle ginocchia. Attenzione sempre rivolta al respiro e cerco di prendere consapevolezza delle mie sensazioni, delle mie emozioni. Provo a vedere se c'è qualche differenza tra l'inizio della pratica ed ora. Se è cambiato qualcosa a livello fisico, a livello emotivo. Senza giudizio, ma ponendoci sempre come un osservatore. E poi andiamo a portare le mani in preghiera davanti al petto e portiamo la fronte per ricordarci di avere pensieri gentili, alle labbra per ricordarci di avere parole gentili e al cuore per ricordarci di avere intenzioni gentili. Sovviniamo tra loro i palmi delle mani. La fronte, la testa, le orecchie, il collo, le spalle, mi accarezzo il corpo e poi vado ad aprire i miei occhi sui palmi delle mani. Grazie, namaste.